Buongiorno e benvenuti in questa terza lezione dedicata alle carte speciali. Questa lezione sarà presentata da tre relatori che avete probabilmente avuto modo di conoscere in precedenza, che sono Marta Franceschi, Giulia Gatti ed io. Per chi non avesse visto la mia precedente video lezione, mi ripresento. Sono Enrico Moscardo e lavoro presso la filiale di Verona di Fedrigoni. Il mio ruolo è quello di promuovere e fornire un servizio di consulenza sulle carte speciali alle agenzie di comunicazione, ai designer e ai grafici che lavorano presso i clienti finali. Potete trovare comunque il vostro referente di zona, che come me può assistervi nei progetti grafici, consultando il nostro sito fedrigonicartiere.com. Oggi parleremo di materie prime che compongono la carta, di sostenibilità, di riciclo e presenteremo la gamma Fedrigoni che abbraccia questo argomento. Parliamo quindi di materie prime. Le principali materie prime che compongono la carta sono le fibre vegetali, che vengono opportunamente estratte dalle diverse specie di piante. Esse sono costituite essenzialmente da cellulosa, il cui nome deriva dalla parola cellula, che è l'elemento anatomico di tutti i tessuti, sia animali che vegetali. Nei vegetali la cellulosa non si trova allo stato puro, ma cementata e legata agli altri elementi costitutivi del legno, che vengono indicati con la voce generica di sostanze incrostanti. Le paste di cellulosa che si possono produrre sono di diverso tipo e natura, ma per semplificare io le ho raggruppate in due tipologie: pasta chimica, cellulosa pura, o pasta meccanica, o pasta legno. Andiamo a vedere come si produce la pasta chimica. Dallo schema di seguito vedete appunto i tronchi di legno che vengono scortecciati e ridotti in pezzetti detti chips. Tali chips vengono portati nel bollitore, un contenitore cilindrico dove sono trattati con vapore e sostanze chimiche. La lignina viene sciolta e si liberano le fibre di cellulosa. Le fibre poi vengono raffinate, cioè separate definitivamente, e poi lavate e pronte per la macchina continua. Per produrre le ca paste cartarie si utilizzano quasi esclusivamente legnami di recupero ed a basso costo, come ad esempio gli scarti di produzione di segherie, tronchi di piccola pezzatura e legname da foresta, non adatto alla segagione, oppure piantagioni a rapida crescita e ad uso industriale, o abbattimento di tronchi di fine rotazione. Comunque, avete visto dal processo di produzione della cellulosa che le grandi pezzature vengono poi comunque sminuzzate in chips, perché quello che interessa è la parte più piccola del legno, ossia la cellula. Di seguito vi mostro una foto dei chips di legno sminuzzato che andranno nel bollitore per la sbianca. La pasta chimica è la pasta più pregiata e si utilizza per produrre generalmente carte di elevata qualità ed è la pasta di cellulosa più nobile e performante. Viene utilizzata per la stragrande maggioranza nella produzione delle nostre carte. La pasta meccanica o pasta legno invece è ottenuta sfibrando il legno esclusivamente per via meccanica. I tronchetti di legno vengono scortecciati e pressati contro una mola rotante abrasiva. La pasta ottenuta viene raffinata per ridurre le dimensioni delle fibre e poi viene anche sbiancata. La pasta meccanica è meno nobile della cellulosa, è ricca di sostanze incrostanti, appunto la lignina di cui parlavamo prima. È più gialla e ha una scarsa resistenza meccanica. Tra l'altro si altera facilmente per effetto della luce e del calore. È utilizzata per quelle applicazioni dove è necessario un maggior spessore del foglio, ma dove non è richiesta una lunga durata del prodotto nel tempo o dove non è prevista una prolungata esposizione alla luce. Ad esempio, alcune collane editoriali di tipo economico. Poiché è meno lavorata della cellulosa, è meno nobile rispetto a questa, ma risulta anche essere ovviamente più economica. Esistono poi delle cellulose alternative, che sono fondamentalmente cellulose provenienti da erbacee, quali la canapa, il bambù o paglia di cereali, da riso, frumento, orzo, mais, cotone, il lino, piante nobili, oppure le piante annuali in genere. Questo tipo di cellulose vengono utilizzate a integrazione della cellulosa del legno, in quanto risultano essere talvolta meno performanti, di difficile reperibilità, essendo appunto queste delle piante annuali. Però merita una menzione, per il cotone, che è la materia più nobile per la produzione della carta.
È infatti la fibra di cellulosa più resistente e flessibile in natura ed è per questo che viene utilizzata per la produzione, ad esempio, delle banconote o delle carte artistiche di pregio. Chi fa, ad esempio, acquerello conosce molto bene la carta 100% cotone. Essendo naturalmente bianca, non necessita infatti di particolari trattamenti di sbiancamento, che sono appunto particolarmente aggressivi per le fibre di cellulosa e quindi le sue fibre risultano essere maggiormente integre rispetto alle fibre della cellulosa. Vi ho messo di seguito la foto di un fiocco di cotone. Bene, dopo aver visto le diverse paste cartarie, andiamo a vedere la composizione del foglio di carta. La carta è un prodotto costituito essenzialmente da fibre vegetali e sostanze di carica. Le fibre vegetali si dividono in fibre corte e fibre lunghe. La fibra corta proviene da latifoglie, quindi eucalipto e betulla, per farvi capire. È una fibra morbida, adattabile, fornisce una superficie più liscia ed omogenea, ma ha un limite che è quello di avere una minore resistenza meccanica rispetto alla fibra lunga. La fibra lunga invece proviene da conifere, quali l'abete, il pino per intenderci, e le sue caratteristiche di robustezza e ramificazione danno alla carta una maggior resistenza meccanica, ma anche una formazione della superficie del foglio più nuvolata, perché le fibre, formando tra loro questi legami molto più intensi e resistenti, tendono ad originare dei grumi. Vi ho messo qui di seguito un'immagine dove potete vedere appunto le diverse tipologie di cellulosa e una macro sulle fibre di cellulosa con segnato, appunto segnato sotto nelle note le caratteristiche che queste fibre poi andranno a dare al nostro foglio di carta. Infatti, nella fabbricazione della carta si crea un mix tra le diverse fibre a seconda del tipo di carta che si vuole ottenere e delle caratteristiche del foglio. Le sostanze di carica invece sono sostanze minerali di varia natura, sono silicati, carbonati, solfati ed ossidi. Quelli utilizzati per la maggiore sono il carbonato di calcio e il caolino. Essi hanno la proprietà di conferire all'impasto fibroso alcune caratteristiche positive, derivanti dal fatto che riempiono gli spazi tra le fibre e quindi ne migliorano la lisciatura, ad esempio aumentano il grado di bianco e migliorano l'opacità. Bisogna però fare attenzione a non utilizzare troppe sostanze di carica perché andremo ad alterare le caratteristiche meccaniche del foglio e a favorire quello che in stampa si chiama spolvero di stampa. Ecco, quindi nel nostro foglio, come potete vedere dall'immagine successiva, oltre alle materie fibrose, mettiamo appunto delle materie ausiliari non fibrose come le sostanze di carica, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, i collanti e i coloranti, collanti che conferiscono appunto una superficie al foglio decisamente stampabile e i coloranti invece che danno la colorazione al foglio stesso. Se vi siete accorti, non ho parlato di cellulosa riciclata, in quanto questo è un argomento più vasto e complesso che necessita di un approfondimento specifico. È per questo motivo che passo la parola alla mia collega Marta, che vi introdurrà appunto in questo nuovo e interessante argomento. A te, Marta. Mentre Enrico si è dedicato alle materie prime vergini, prime fra tutte la pura cellulosa, che è l'ingrediente principale della produzione delle nostre carte grafiche, adesso andiamo a vedere più nel dettaglio le materie prime seconde o riciclate, che sono al centro dell'interesse della comunità, non solo dei grafici e dei brand, ma anche in senso più ampio. Ultimamente stiamo infatti ponendo molta enfasi, giustamente, sulla sostenibilità, sulle materie prime riciclabili e sulla riciclabilità del packaging, ma è necessario fare chiarezza per orientarsi al meglio in questa foresta di informazioni, che spesso sono poco chiare anche per gli addetti ai lavori. Partiamo col distinguere le due principali tipologie di fibre di recupero: il pre-consumer waste e il post-consumer waste, con l'importante presupposto che per queste due categorie non è stata ancora individuata una definizione precisa ed univoca da parte di alcuno, tantomeno da enti istituzionali quali lo Stato, l'Unione Europea, un ente di normazione, Assocarta, la CEPI e così via. Esistono però delle convenzioni internazionalmente condivise. Partiamo dal pre-consumer waste. Per questo tipo di materiale si può intendere due cose.
Uno, lo scarto di cartiera, ossia gli sfridi provenienti direttamente dalle lavorazioni che facciamo appunto in cartiera, tranne quelle provenienti dalla macchina continua che vengono, diciamo, riutilizzate subito nel ciclo. Quindi scarti di taglierine o di altre di bobinatrice o di altri macchinari. In Fedrigoni razionalizziamo, ottimizziamo il rimpiego dei nostri scarti di produzione interni, dividendoli molto accuratamente per tipologia e per colore e per altre caratteristiche. E abbiamo quindi a disposizione un riciclato pulito e a chilometro zero. Un'altra definizione di pre-consumer waste è quella che è inerente al materiale proveniente da carte stampate o non stampate che però non hanno raggiunto il termine del proprio ciclo di vita utile, come ad esempio i residui giornali invendute, le eccedenze di pubblicazioni editoriali non vendute, gli scarti da stampa, cioè tutto quel materiale cartaceo che non è mai passato dall'utilizzatore finale, quindi risulta omogeneo, selezionato e poi non ha creato mai un valore commerciale. Come post-consumer waste, invece, intendiamo le fibre provenienti da un prodotto in carta dopo che è stato impiegato per gli scopi a cui era destinato e che quindi ha raggiunto il proprio termine del ciclo di vita. In buona sostanza deriva principalmente quindi dalle isole ecologiche, da tutti quei centri dove viene conferita la raccolta differenziata cittadina e industriale. Per questo motivo può essere molto eterogeneo e contenere altri materiali non adeguati, come ad esempio residui di plastica. Inoltre la sua disponibilità sul mercato e la sua qualità possono essere molto variabili. Ci sono dei pre-consumer, post-consumer waste molto selezionati, ben trattati, molto omogenei ed uniformi, ce ne sono altri di qualità, diciamo, inferiore. L'importante è capire che per rendere il materiale, questo tipo di materiale riutilizzabile nelle produzioni di carte speciali come le nostre, è necessario un processo di disinchiostrazione piuttosto spinto. Questo è un processo chimico abbastanza aggressivo. La carta può essere riciclata fino a 7 volte. Oltre, a causa di questi trattamenti chimici spinti, le fibre di cellulosa si deteriorano troppo. Questi due diversi tipi di fibre che abbiamo visto, quindi pre-consumer waste, post-consumer waste, che sono entrambe fibre di recupero, possono essere messe a confronto su tre diversi piani. Uno, quello normativo, due, quello dell'impatto ambientale e tre, quello delle caratteristiche estetiche e di performance che conferiscono alla carta. Partiamo dal piano normativo con un importante presupposto. Dal 2015 FSC e successivamente anche PEFC hanno riconosciuto l'equivalenza tra pre-consumer waste e post-consumer waste ai fini dei propri standard. I riferimenti normativi sono quelli riportati in sovraimpressione. Questo è l'unico parere espresso al riguardo da un'istituzione del mondo cartaio. Ricordiamo che FSC è un ONG internazionale senza scopo di lucro che ha dato vita a un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale, ma lo vedremo tra poco nel dettaglio. Dal punto di vista della normativa FSC abbiamo visto quindi come il valore ambientale del pre-consumer waste e del post-consumer waste sia riconosciuto sostanzialmente come equivalente. Per questo motivo il nostro prodotto Filife 100, che viene fabbricato con un mix di pre e post-consumer waste, è classificato come FSC Recycle, riciclato al 100%, come testimoniato dall'etichetta che è presente sui pacchi del prodotto e sulla sua scheda tecnica. Dal punto di vista invece della differenza di impatto ambientale tra pre e post consumer waste, non ci sono molti dati ufficiali, aggiornati e completi, né indicatori di performance ambientale che permettano un raffronto puntuale, perché i due processi produttivi che generano questi due materiali, come abbiamo visto, sono molto diversi tra loro ed è dunque difficile metterli a confronto con un indicatore univoco. Comunque sia, è facilmente intuibile che il post-consumer waste, essendo un materiale di recupero soggetto a disinchiostrazione, che abbiamo visto appunto è un processo chimico aggressivo, e a maggiori trasporti, quindi dal centro di raccolta all'impianto di disinchiostrazione e poi di nuovo in cartiera, ha da questo punto di vista ha un impatto ambientale maggiore di un materiale pulito e selezionato che si genera in prossimità del luogo di utilizzo, come abbiamo schematizzato in questo grafico. Riguardo infine alle caratteristiche estetiche, come ad esempio la nuance, la presenza di sporchi e impurità e alle caratteristiche di performance, intesi come caratteristiche meccaniche di stampabilità, abbiamo provato a confrontare tre carte prodotte in sequenza nella stessa macchina continua con tre diversi impasti.
Carta 1, 100% fibra vergine. Carta 2, mix 60% fibra vergine, 40% post-consumer waste. E 3, 100% post-consumer waste. Abbiamo appunto prodotto queste tre carte in sequenza e le abbiamo fatte analizzare da un laboratorio e i risultati hanno sottolineato che la carta realizzata con il 100% di pura cellulosa garantisce le migliori performance. In particolare risulta nettamente più luminosa e 3 volte più resistente alla piega. Quando si sceglie una carta quindi con un elevato contenuto di post-consumer waste, perché crediamo nel suo valore ambientale e quindi vogliamo contribuire, diciamo, scegliendo una carta contenente del riciclo legittimamente, è bene però tenere presente che si avrà una minore resistenza in piega e incordonatura, quindi un maggior rischio di rottura in macchina, maggiore instabilità nel senso fibra e maggiori imperfezioni sulla carta a livello di proprio di sporchi e impurità. Magari si potrebbe avere una minore resistenza alla luce nel tempo e possibili problemi di non uniformità di tinta tra lotti di produzione diversi, anche perché appunto abbiamo visto qual è la fonte di questo materiale e i problemi che ne possono risultare. Ad esempio, un mix di fibra vergine e post-consumer waste o di pre-consumer waste e post-consumer waste sono invece ottimi compromessi dal punto sotto tutti gli aspetti, sia ambientali che di performance. Che di caratteristiche estetiche. Allora, per capirsi, il post-consumer waste è un materiale perfetto per la realizzazione di carte e cartoni da imballaggio, quelli grigi o marroni, insomma, per intendersi, e cos che costituiscono anche la maggior parte dei prodotti cartari per packaging. Pensate che stiamo parlando di circa 180 milioni di tonnellate di cartone per imballaggio prodotte all'anno, contro circa 1,5 milioni di tonnellate di carte speciali. Stiamo parlando quindi di un rapporto 180 a 1,5. È dunque nella produzione di cartoni da imballaggio che il materiale post-consumer waste viene e dovrebbe essere maggiormente destinato. Nel mondo delle carte speciali come le nostre, chiaramente ci sono delle applicazioni per cui il puntino, diciamo, il colore un pochino più spento, non è considerato un male, anzi viene anche ricercato, insomma, esteticamente. Mentre ci sono delle produzioni, penso alla profumeria, in cui, ecco, diciamo, la cosmesi, lo sporchino, l'impurità, non sono, diciamo, caratteristiche, desiderabili. Piccola parentesi, tutti questi contenuti informativi sulle fibre di recupero e sulle caratteristiche delle carte in cui vengono utilizzate saranno a breve disponibili online sul nostro sito, Federico Unicartiere, come mostrato in sovraimpressione. C'è inoltre un falso mito secondo il quale si dovrebbe usare solo carta riciclata, ma al contrario, senza nuove fibre da nuovi alberi, il ciclo della carta non può essere mantenuto. Come abbiamo visto, le fibre riciclate si degradano dopo diversi utilizzi e l'industria della carta ha quindi bisogno costantemente di fibre fresche da foreste gestite in modo responsabile, ovviamente, per permettere che il ciclo si rinnovi. È primario interesse dell'industria cartaria mantenere le foreste rigogliose per la propria sussistenza, cioè nessuna cartiera vuole rimanere senza materia prima, quindi è primario interesse che le foreste siano rigogliose e siano gestite in maniera sostenibile. Nessun'altra industria, poche altre hanno queste esigenze, quindi sicuramente, diciamo, il rinnovamento delle materie prime non è una cosa di cui si può parlare, ad esempio, nell'industria della plastica. Durante questi minuti ho posto più volte l'accento sulla certificazione di gestione forestale FSC. Perché pur essendo largamente diffusa sia tra le carte grafiche che ad esempio il tissue, viene ormai data quasi per scontata. Invece è bene ribadirne l'importanza e il significato. Il marchio FSC assicura che una foresta, una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, garantendo ad esempio il rimboschimento controllato, la conservazione degli ecosistemi, ma anche per esempio i diritti delle popolazioni indigene e locali. Il marchio permette di ricostruire tutta la filiera, dalla foresta alla cartiera, allo stampatore, al prodotto finito. Dunque, scegliendo i prodotti certificati FSC riconoscibili dal marchio, i consumatori contribuiscono attivamente a una migliore gestione delle piantagioni in tutto il mondo, cioè esercitano un proprio potere di scelta per uno scopo.
stimolano in questo modo la certificazione di nuove aree, di aziende e quindi ad arginare il degrado, la deforestazione e l'illegalità anche che mettono a rischio la superficie boschiva mondiale. Tutti i prodotti Frederigoni e Alessino sono certificati FSC Mix, ad eccezione di Freelife 100 che, come abbiamo visto, è certificato FSC Recycled. Ma oltre alle materie prime, che sono il primo livello a cui molti utilizzatori si fermano quando pensano alla sostenibilità del prodotto, ebbene, vorrei dare anche uno sguardo un pochino più ampio. E quindi voglio sottolineare come siano molti gli aspetti che concorrono a determinare l'impatto ambientale di una qualsiasi attività manifatturiera. Sarebbe più corretto parlare di produzione sostenibile oltre che di prodotto sostenibile. In Fedrigoni monitoriamo costantemente tutti i nostri maggiori impatti ambientali, che sono quelli comuni a tutta l'industria cartaria, e tentiamo di migliorare costantemente i nostri indicatori di chiave, i nostri indicatori di performance ambientale. Allora, in quanto riguarda, diciamo, l'impatto ambientale in ingresso, diciamo così, principalmente l'industria cartaria, ha quello della quantità d'acqua utilizzata e di energia. Noi tentiamo appunto di ridurre la quantità d'acqua e di energia che vengono utilizzati per produrre ciascun tipo di carta. Invece poi in uscita ci sono le emissioni in acqua, le emissioni in atmosfera o come rifiuti. L'impegno a rinnovare, diciamo, questi indicatori ambientali è verificato ogni anno, come testimonia la nostra certificazione ISO 14001, che è garanzia di dati trasparenti e certificati. Proprio in questi giorni stiamo lavorando al bilancio ambientale del gruppo Fedrigori, la versione aggiornata sarà resa disponibile a breve. Ribadisco infine il concetto espresso da Enrico in apertura: la carta è il materiale sostenibile per antonomasia perché è completamente riciclabile e prodotta con materie prime rinnovabili. E aggiungo che la carta made in Italy lo è ancora di più, perché in Italia abbiamo una normativa ambientale molto rigorosa, in linea con gli standard europei e addirittura con le normative sono ancora più restrittive in alcune aree della nazione, come ad esempio il Trentino Alto Adige, dove il nostro gruppo ha ben 3 stabilimenti. In questa regione alcuni aspetti dell'impatto ambientale, come ad esempio la qualità delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione della cartiera, hanno dei limiti di legge ben più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. Vi lascio quindi con una domanda che è un po' anche una provocazione. Pensate che sia più sostenibile una carta prodotta in Italia con il 100% di cellulosa vergine o una carta col 100% di post-consumer waste prodotta fuori dall'Europa, magari in un paese che ha degli standard ambientali non chiari o discutibili? Ma parlando di carta prodotta in Italia da Fedrigoni, vi rimando a Giulia che vi illustrerà la nostra proposta di carte con riciclo. Dopo aver parlato delle materie prime che possono comporre l'impasto di una carta e della loro sostenibilità, come ci è stato illustrato da Marta, vediamo ora di approfondire all'interno delle carte Fedrigoni quale tipologie di carte meglio rispondono a queste esigenze. La raccolta che più completa di tutte le carte con una percentuale di riciclo Fedrigoni la troviamo in questo strumento che si chiama Vericycle Choice. Pur non essendo un strumento totalmente esaustivo di tutta la gamma di grammature e finiture e colorazioni disponibili, permette però di avere una visione globale delle percentuali di riciclo presenti nei vari impasti delle carte Fedrigoni per poter poi andare ad approfondire la ricerca nelle singole famiglie. Il campionario, che più di tutti gli altri risponde alle esigenze proprio di ecologicità, è il nostro campionario Free Life, in cui abbiamo una ampia gamma di carte con percentuali di riciclo. All'interno del campionario Free Life troviamo le gamme della Free Life Vellum, Kendo e Merida, che sono tutte gamme con un 40% di riciclo. In più, nella gamma Free Life Vellum e nella gamma Free Life Merida abbiamo un 5% di cotone che, come abbiamo visto, è una fibra di rigenerazione annuale. Un 5% sempre di fibra di rigenerazione annuale, ma in questo caso non più cotone ma canapa, la ritroviamo all'interno della carta Kendo. Queste sono tutte carte appunto con un 40% di riciclo e una fibra di rigenerazione annuale. Il 40% di riciclo, tra l'altro, lo troviamo anche nella nostra gamma Symbol Free Life, che solo recentemente è stata cambiata la composizione dell'impasto, portando la percentuale di riciclo nell'impasto dal 25 al 40%. La gamma della Free Life Vellum
È una gamma che è molto ampia sia in termini di toni di colore che di grammature. Vediamo subito una realizzazione fatta con questa tipologia di carta. In questa realizzazione, che si intitola Le nostre mura nelle nostre mani, abbiamo una edizione che ha scelto di utilizzare come copertina una Felife Merida e all'interno una carta molto morbida come la Felife Vellum, che si sposa molto bene con i contenuti che vengono trattati. Sempre nel campionario Felife, aumentando la percentuale di riciclo, quindi passando da un 40 a un 50% di riciclo nell'impasto, troviamo la carta Oikos, che si caratterizza anche per una concettatura nell'impasto visibile in superficie. Questa sua concettatura viene spesso presa in considerazione per trasmettere ancora di più il discorso di riciclato. In questa edizione che vi voglio far vedere abbiamo questo libro dedicato alla plant therapy che ha scelto una copertina in Savile Row, quindi una Savile Row Brown, sempre una copertina materica, e l'interno, questa Oikos, che ha comunque dato un'ottima resa di stampa sia nelle immagini che nella stampa dei testi. Proseguendo nella gamma di carte presente nella gamma Freelife, troviamo la Freelife 100, che è la carta Fedrigoni 100% riciclata. Una carta che viene spesso utilizzata anche nelle edizioni di tipo etico per enfatizzare maggiormente il discorso che si vuole comunicare. Lo possiamo vedere in queste due realizzazioni. La prima è una coreografia di un territorio letterario in cui è stato scelto l'utilizzo di una carta Freelife 100 da 200 grammi, quindi si è ottenuto un volume di una certa corposità che trasmette molto bene comunque il valore ecologico del territorio. Nel secondo esempio, invece, abbiamo una edizione in cui sono state raccolte le regole di comportamento etico di un'azienda in una propria monografia ed è stato scelto in questo caso l'utilizzo della Freelife 100 da 140 grammi, in cui si sono sposate anche qua benissimo sia i testi che le immagini che sono state stampate. Un altro campionario con una percentuale interessante di riciclo è sicuramente la gamma Woodstock, in cui abbiamo un 80% di riciclo nell'impasto e una gamma cromatica di 16 colori con grammature che vanno dagli 80 ai 285 grammi. I colori della gamma Woodstock, tra l'altro, sono colori abbastanza tenui e ne permettono quindi l'utilizzo tranquillamente anche in editoria al posto di una carta bianca. Possiamo vedere alcuni esempi di questo tipo in questi lavori editoriali, in cui, per esempio, in questa prima edizione ZUS, riferita alle zone urbane sensibili di Parigi, sono state scelte due carte Woodstock, un grigio e un bianco, per essere utilizzate il grigio sia come copertina che per l'interno e il bianco all'interno alternato al grigio. Il grigio stesso è stato poi utilizzato anche per la stampa delle mappe topografiche. Nella seconda edizione, invece, che andiamo a vedere, è una raccolta di racconti berlinesi, in cui come carta per l'interno è stato scelto questo Woodstock rosa al posto di una banale carta bianca. Lo stesso contrasto all'interno del terzo volume che vediamo, questo C50, è stato ottenuto con l'alternanza di una carta Woodstock rosa ad un Assyrio Ultra Black, con un contrasto decisamente netto. Un altro campionario interessante e di grande tendenza ultimamente è la gamma materica. Materica si caratterizza per un impasto composto da un 20% di riciclo, un 15% di cotone e da pasta legno. La pasta legno nell'impasto conferisce matericità e spessore alla carta stessa. In una gamma, tra l'altro, di carte che vanno dai 120 ai 360 grammi, e con una gamma cromatica che viene molto apprezzata per un richiamo proprio molto all'ecologicità, soprattutto nei colori craft, verde-gris ed acqua. 250 grammi viene spesso scelto come grammatura idonea per delle copertine, così come possiamo vedere in questa edizione di
tipi di Bologna, in cui sono stati scelti due colori della gamma materica, il cobalto e il craft, per essere utilizzati come copertina. All'interno invece si sono alternate due carte bianche, la Serio White White e la Cotton Wove. La percentuale di cotone nell'impasto di materica conferisce anche una buona resistenza per essere utilizzato con lo sbalzo a secco e anche nel packaging come rivestimento. Come possiamo vedere in questo esempio di packaging cosmetico, Marie Stella Maris, in cui la materica gesso da 120 grammi è stato utilizzato con questo sbalzo che gli conferisce veramente un disegno che lo identifica particolarmente. Un'altra gamma interessante che abbiamo di carte riciclate è la gamma Savile Row. Savile Row ha un impasto che è composto da un 20% di cotone e da un 20% di fibre tessili di recupero. Quindi è un impasto che da una parte risulta un pochino più grezzo per la presenza di fibre, ma rimane comunque morbido grazie alla presenza di cotone. Abbiamo poi anche differenze, abbiamo sia una gamma plain che una gamma tweed. La gamma tweed è stata utilizzata per esempio in questo packaging di brandy portoghese, in cui è stato scelto una Savile Row Tweed da 100 grammi nei colori Camel e Dark Grey che sono state utilizzate come rivestimento. Nelle nostre gamme con percentuale di cotone, invece, abbiamo una gamma di carta di questo tipo, la Cotton Wove, in cui abbiamo il 25% di cotone nell'impasto. La stessa versione, cioè l'abbiamo anche vergata nella Cotton Led. E abbiamo poi anche una versione marcata che è la Cottage. In tutte queste tre tipologie di carte, la percentuale di cotone conferisce all'impasto una notevole morbidezza e fa sì che le lavorazioni di letterpress o di sbalzo a secco abbiano dei risultati veramente di pregio. Questa è una panoramica, è stata una panoramica molto veloce delle carte che abbiamo a listino, con varie percentuali sia di riciclo che di materiale a rigenerazione annuale. Vi facciamo presente che su richiesta è possibile studiare anche un impasto sulle esigenze del cliente stesso, quindi con fibre di riciclo sia pre che post consumer o fibre a rigenerazione annuale di tipo anche diverso. Il tutto ovviamente tenendo presente sia le caratteristiche che si vogliono dare all'impasto, ma sia anche le caratteristiche meccaniche che deve avere la carta e gli utilizzi che se ne andranno a fare, tenendo sempre presente le misure di sostenibilità di cui abbiamo parlato prima con Marta. Speriamo che questo approfondimento, comunque sull'aspetto ecologico della carta, possa esservi di aiuto per una scelta più consapevole dei materiali che si vanno a utilizzare nei progetti che devono essere sviluppati. Considerando comunque che la scelta di una carta prodotta secondo standard ambientali risulta comunque sempre una scelta ecologica. Rimandiamo ai nostri siti per qualsiasi approfondimento vogliate fare sulle nostre carte, quindi al nostro sito federiconicartiere.com, in cui trovate anche un paper selector che vi può aiutare nella scelta dei vari nostri supporti, così come il nostro sito educational, leformedellacarta.it, in cui potete trovare la visualizzazione nuovamente di questo video e di quelli precedenti. Tenete comunque presente che in tutta Italia sono presenti figure come quella mia e quella di Enrico per poter approfondire le conoscenze sulle nostre carte e per poter avere un campione o un campionario specifico. Sperando di essere stati utili, vi saluto. Ciao!